Analizzeremo queste carte, vedremo un po' le statistiche, come se secondo voi se siete d'accordo con le statistiche che vengono date poi effettivamente alle calciatrici, lo faremo, faremo anche delle partite su FC24, ovviamente commentate da voi, quindi aspettatevi un po' di Bene, cosine. bene. Solo l'inizio. Solo Esatto, l'inizio. esatto. E nel frattempo che prepari il sondaggio, io chiedo Sì. anche ai ragazzi che ci ascoltano, ma secondo voi chi vince lo scudetto quest'anno? Era esattamente il sondaggio che No! stavo No, facendo. vabbè, Allora no, no, ma va, hai posto. fatto bene Cioè, perché tanto dopo tra un la prima secondo l'avrebbero puntata. visto. Prima puntata già ci leggiamo nel pensiero. Bello. Vedi, a proposito Chi vince dell'empatia, lo della scudetto? telepatia che diceva Ilenia alla prima telefonata, esatto. Marti, chi vince lo scudetto? Devo dirlo? Beh, Per me ognuno. lo vince la Roma. Per Ma c'è un me lo vince motivo? la Roma, sì, perché ha una rosa ampissima, ha una panchina lunghissima e bisogna vedere quanto, l'unico dubbio è quanto risentirà degli impegni in Champions, perché ricordiamo che la Roma in Champions, se l'anno scorso aveva avuto veramente una fortuna sfacciata, quest'anno ha pagato tutta la fortuna dell'anno scorso e ha pescato Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Ajax. Ricordiamo che nel Paris Saint-Germain è andata a giocare Chawinga, che l'anno scorso è stata la miglior marcatrice del nostro campionato. E quindi il girone di Champions è, non si dice impossibile perché nel calcio non c'è niente di impossibile, ma molto molto impegnativo. E quindi se non risentirà degli impegni di Champions, la Roma ha veramente due squadre forti. E ha qualcosa in più, secondo me, rispetto alla Juventus. Proprio non tanto forse nella qualità delle, mettiamo 11 titolari contro le 11 titolari, ma nell'ampiezza della rosa. Quindi a partita in corso, prima era la Juve che quando faceva i cambi e appunto cambiava la partita e manteneva il livello invariato, secondo me la Roma adesso ha tantissime giocatrici che permettono a Spugna di non calare mai di livello, che quando una è stanca ne mette un'altra dello stesso valore. Sì, io dico questo, il cinismo che ha la Juventus, secondo me, ancora non ce l'ha la Roma. Nel senso Sono d'accordo. che la Juve magari così sembra sorniona, sembra in difficoltà, subisce, però quando ti sembra anche alle corde per la mentalità che comunque hanno in quell'ambiente da una vita. Trovano sempre le risorse per saltarci fuori e anche per magari costruire delle azioni e realizzare i gol. Perché l'efficacia e il cinismo l'abbiamo visto anche sabato nello scontro contro la Fiorentina, dove è stato quello che ha fatto la differenza nel risultato finale. Poi penso, sottoscrivo quello che hai detto. E credo soprattutto che la Roma quest'anno sia più equilibrata proprio in generale, mentre la Juve, anche la sua bravura e la sua, diciamo, compattezza dipende poi da chi scende in campo, perché effettivamente se gli manca un po' di giocatrici chiave, poi le altre dal mio punto di vista non sono così efficaci. Penso per esempio a tutte le francesi che sono arrivate, tolto a Cascarino, che è davvero molto forte, non a caso era al mondiale, le altre non fanno parte della nazionale francese e di conseguenza poi si vede, onestamente si vede, sono giocatrici interessanti ma non così determinanti, quindi in questo senso la mia impressione è anche che l'esperienza internazionale che è arrivata dal mercato è inferiore rispetto comunque al valore che ha aggiunto da questo punto di vista la Roma, vabbè, con Kumagai Mamma ovviamente mia. su tutte, ma anche Fire Singer, Vienne, insomma, giocatrici davvero molto molto interessanti. Però di questo, guarda, sono pronta a scommetterci chi vince, e se oggi mi devo sbilanciare dico Roma anch'io, Registriamo e poi no. a maggio lo Certo, facciamo allora sentire. ti dico, esatto, dico così e sottolineo però che sono molto curiosa di vedere il 5 novembre cosa succederà tra Juve e Roma, perché abbiamo sempre detto, e l'anno scorso ne è stata la conferma, che la Roma teme la Juve, e l'anno scorso la Juve ha perso lo scudetto non negli scontri diretti, ma in tutti i punti lasciati con le squadre piccole. Ok? Quindi in questo senso, col fatto che non ha neanche l'Europa e quindi si può solo concentrare sul campionato, questo fa sì, uno, che secondo me comunque chi arriva secondo arriva con poco distacco dalla prima, e se mi devo sbilanciare dico Roma, ok? Però non ne sono così convinta per tutto quello che ho detto fino adesso.
E non vedi nessuno. Adesso poi vedremo anche il sondaggio, se viene fuori qualche voto per le altre, però non vediamo una terza possibile. Cioè, a livello di Vediamo. scudetto, a livello di Di scudetto. scudetto. Scusami, Katia, ricordiamo che quest'anno per la prima volta, ed è molto, molto, molto importante, anche la terza va in Champions, cosa che non era mai successa. E questo secondo me rende il campionato un po' più avvincente, perché altrimenti le altre, dalla terza in poi, se c'era un po' troppo margine, un po' mollavano, no? Capitava di vedere delle squadre che erano un po' meno motivate. Anche il terzo posto, che ti dà la Champions, diventa uno stimolo in più, e quindi anche poi negli scontri diretti, soprattutto nella fase, nella pool scudetto, si possono vedere delle partite comunque ancora più, No, con delle assolutamente, motivazioni più alte. assolutamente. Infatti, secondo me, lotta 2 per lo scudetto, ma lotta 5 per la Champions, cioè nel senso che chiunque Sì. può, di quelle menzionate, Sì, assolutamente. può entrare poi nel terzo posto. Perché comunque, altra cosa di cui sono abbastanza convinta, e anche questo vedremo, finora che okay, Roma e Juve sono a punteggio pieno, ma non sarei stupita se strada facendo qualche punto lo perdessero. Ecco, perché le Beh, già concorrenti. No, al di là domenica dello, non è che la no, al di Juve. là dello scontro diretto, no? Sì, Appunto. appunto dico, già, no, già domenica scorsa la Juventus ha rischiato parecchio, Sì, contro la appunto. Fiorentina. Appunto. La stessa Roma, il primo tempo con la Samp, ha fatto fatica da Fatto fatica a morire. segnare, Poi sì. dopo, vabbè, ha dilagato perché c'è differenza. Ma la Samp, che tanti pensano che sia la squadra materasso della stagione, io non ho questa idea. E lo sta confermando comunque sul campo, quindi anche la lotta, per esempio, di chi retrocede perché ne va giù solo una diretta e la penultima spareggia con la seconda di B, è aperta, eh? È Eh aperta, sì. e Ilenia, come si è aperta. ti vediamo pronta. Sì, intanto no, mi è sparito, però ce l'ho memorizzato. La chat non è totalmente d'accordo con voi perché ha vinto il sondaggio il Milan, quindi 12 voti per No, il vabbè, ma sono Milan. tutti milanisti. Seguita tra l'altro dall'Inter e dalla Juventus, quindi non c'è traccia di Roma in vetta al Ma sondaggio. perché a Milano siamo seguiti tanto da Milano, No, secondo allora me. secondo me sai perché? Perché, e questo mi fa molto piacere, sono ancora forse poco esperti di calcio femminile, ma arrivano di sicuro, e forse hanno capito esatto che fosse qualcosa legato al calcio maschile e non al calcio femminile, Esatto, probabilmente, sì, perché ma se no, probabilmente sì. io per esempio se devo sbilanciarmi sul calcio maschile, io dico che lo scudetto va a Milano, poi non so se Inter o Milan, però lo È scudetto va a troppo Milano. No, facile. troppo facile, mica vero, c'è sempre la Juve anche, poi comunque. No, vabbè, sì, No, hai direi. capito? Cioè, lo Sì, stesso Napoli certo. che io non credo farà il bis, però mai dire mai, no? No, questo per dire che forse, esatto, hanno confuso i campionati, perché altrimenti chi segue il femminile non può non citare la Roma. Poi è giusto avere opinioni diverse, ma non può non citare la Roma, è impossibile. Certo. Sono anche le campionesse in carica, quindi è impossibile. Katia, c'è Capito? anche una domanda proprio per te. Sì? Non è una proposta di Aleops. matrimonio, No, Ilenia, no, perché l'anno no, scorso è arrivato. No, lo dico perché l'anno scorso era arrivato. Volevo no. sapere Vabbè. se era la stessa persona che ribadiva il Ma magari concetto. arriverà anche quest'anno, c'è Ah. tempo ancora, è lunga la stagione, non è una proposta di matrimonio, ma Ok. Aleox ti chiede, conosci Siria Mailia? L'ho vista giocare mentre allenava i pulcini in Liguria, ora l'ha presa la Fiorentina. Onestamente Come è no. scritto il cognome? Mailia, Mailia. Sì, no, devo riconoscere che no, poi da quello che ho Magari capito vedendo è una molto foto. piccola, magari è molto piccola. Giocava nei No, l'ha pulcini. vista giocare mentre allenava i pulcini, Ah, mentre il ragazzo allenava. in Liguria, e ora l'ha presa la Sarà Fiorentina, dice. nel settore S giovanile. esatto, perché comunque in prima squadra, anche, guarda, adesso te lo faccio vedere. Cerchiamo, No, faccio cerchiamo. vedere come si chiama? Qui, guarda, all'amico a casa, no? Gli faccio vedere che Io la io so. ho la rosa, 2006, 2006. ho la rosa della Fiorentina e non è Sono aggregata. attrezzate. Non è aggregata alla prima squadra, quindi 2006. onestamente non la conosco, però mi fido di lui. Mi fido di lui. No, nel Ha senso che 17 anni, dicono. Sì, 2006, 2006 l'ho Se è già trovata. andata, voglio dire, se la Trovata, Fiorentina quindi. l'ha presa, che so che comunque cominciano a fare anche loro scouting per portarsi le migliori a Firenze, credo che andrà seguita e quindi lo ringrazio Sì. perché mi segno il Anche perché, nome. Katia, diciamo una cosa, la Fiorentina ha quest'anno un'arma in più, perché
con il settore giovanile e con in generale, perché noi domenica abbiamo avuto la fortuna di fare un tour guidato al Viola Park e è stato molto molto emozionante. Parlando anche con i dirigenti della Fiorentina, ci hanno detto: quando vuoi prendere una ragazza brava e la fai venire qui e le fai vedere il centro, è un'arma in più Certo. da utilizzare, perché tu vedi questo centro che non ha nessuno in Italia, nessuno. E vedi quali sono le strutture, vedi che possibilità ci sono, sembra di andare a giocare in una squadra inglese, quindi magari una stessa ragazza che la cerca in questo momento, parlo di settore giovanile, ma anche magari una straniera, no? Perché magari anche una straniera forte, abituata a un certo tipo di struttura, viene in Italia, viene a vedere il Viola Park e dice: ma quasi quasi mi farebbe piacere venire a giocare qui, giusto, Cari? Sì, no, Quanto è bello! no, allora io vi dico, Martina lo sa, era con me, io cioè, ero gasatissimo, no, nel senso che ho proprio apprezzato, no? E mannaggia me che non ho più l'età per giocare, L'ha perché detto, Katia, sì, mannaggia, vorrei tornare a giocare per veramente, giocare perché qui. non puoi non respirare la voglia di allenarti e di giocare in tutta quella struttura. Guarda, vi do due dati giusto perché ce li ho sotto mano. Ci sono in totale 12 campi regolari. Due stadi, uno da 3.000 posti, il Curva Fiesole, uno da 1.500, il Davide Astori. C'è la foresteria con 75 camere che contengono 116 posti letto. Ci sono 12 padiglioni, perché nei padiglioni poi c'è il centro medico, la palestra, la piscina, c'è il media center, l'area hospitality, ci sono i ristoranti. Ci sono appunto tutti il centro benessere, perché poi all'interno della piscina non c'è solo la piscina, no? C'è l'hydrowork, la crioterapia, Sì, tutte le insomma, apparecchiature anche per fare la risonanza, tutto insomma una serie di cose, addirittura anche per i problemi ai denti, quindi c'è pure insomma è il pure il dentista. dentista e come diceva L'hanno Martina è stata fatta pure la chiesetta. fatto la chiesa, sì, perché la moglie di Rocco Commisso, che è molto religiosa, ha chiesto di fare anche la chiesa, così la domenica mattina va alla messa dentro il Viola Park. E quindi, insomma, al di là di questo, è veramente un bellissimo centro. E noi lo diciamo non solo per fare complimenti alla Fiorentina, e non c'è niente di male a farli, ma perché ci auguriamo che anche le altre società prendano esempio. E poi, se stanno dentro, non l'abbiamo detto, ma mi va scontato, sia giovanili maschili che femminili. Quindi le ragazze e anche la prima squadra si allena nello stesso centro con la nazionale maschile, con la prima squadra maschile, cosa che succede tantissimo all'estero. Succede ad esempio il Bayern Monaco, quando la nostra Raffaella Manieri, che è stata una delle prime, andò a giocare al Bayern Monaco, diceva: io finisco dell'allenamento e vado a prendere il caffè con Lewandowski, che per lei era all'epoca, si parla di un po' di anni fa, era una cosa pazzesca. Esatto. Quindi questa è proprio questo, no? La bellezza, dove poi ovviamente ognuno ha le cose separate, però appunto non manca niente, ecco, non manca niente. Come diceva Martina, siccome sappiamo che questo è un problema invece un po' generalizzato, no? Per tanti club, e poi c'è dietro una burocrazia, insomma, sappiamo tutte le complicazioni del caso, perché tanto di rifare gli stadi, no? Se ne parla sempre, ma al di là degli stadi, proprio il centro sportivo d'allenamento è ancora più importante. Ne mancano tanti, e io vivendo a Bologna vado a Casteldebole, da quando è arrivato Saputo ha migliorato tantissimo la situazione, però onestamente un complesso come il Viola Park, oggigiorno essendo poi nuovo, è molto più avanti di tutti quelli belli che già esistono, ecco, tutto qua, semplicemente questo.